Mario! Eccomi, pronto. Ciao ragazzi, sono sempre io, sono tornato. Allora, ieri sera mi sono commosso perché ho sentito Nando che si sfogava con la mamma, con Tanica, con mia moglie. Diceva: non ho lavoro, non ho una fidanzata, comincio a non avere più fede. Voi siete felici, siete una coppia realizzata, per voi è stato tutto facile, per me è difficile, insomma. E poi mia moglie, la meraviglia, Bondi, gli ha detto che la felicità non è dovuta a una buona sorte, ma all'aver sorriso alle asperità della vita, affidandosi al Signore. A volte è stata difficile, è stato duro, veniva magari voglia di dire basta, ciao, arrivederci, ma a volte ci vuole proprio più coraggio a restare che andarsene. Noi siamo state persone sempre coraggiose, nei momenti difficili abbiamo detto sì, abbiamo rinnovato quel sì, perché la felicità non la trovi scansando i problemi. E questa è mia moglie che lo dice tutti i giorni, ma cercando nelle pieghe dei problemi il tesoro nascosto. Bella. E poi niente, poi ha fatto un invito, semplice ma incisivo, un invito che ti aiuta se dici sì per affrontare i problemi nel migliore dei modi. Ti porto a messa con me, ci vieni? E Nando ha detto il suo sì. Música. Ti porto a messa con me, il tuo passato è già perdonato, lascia a casa le pene, lui con la croce ha tutto pagato. Ti porto a messa perché stai male, ti manca il fiato, lui è risorto per te, è tutto vero, non è un inganno, è il suo regalo. Avrei voluto scriverti una lettera, anche se ormai si usa poco, è molto contagiosa la felicità, adesso è fuori moda. Vorrei che dal Vangelo tu capissi che nonostante il mio sorriso, non tutto è stato semplice, ed anche se sorrido al peggio è perché la provvidenza dà il meglio per me. Porto a messa con me tutti gli errori del mio passato, li pagherò io perché il tuo futuro non sia un inganno. Ti porto a messa perché nel caso avessi dimenticato il mio coraggio, avrei potuto scriverti una lettera, anche se ormai si usa poco, dirti che è più importante la felicità, che l'egoismo ormai è una moda. Vorrei che dal Vangelo tu capissi che nonostante il mio sorriso, non tutto è stato semplice, ed anche se sorrido al peggio è perché la provvidenza è il meglio per me, è il meglio per me. La verità è che ti vedo morire dentro, e la ragione che da Gesù ti sta allontanando così tanto. Avrei voluto scriverti una lettera, anche se ormai si usa poco, è molto contagiosa la felicità, adesso è fuori moda. Vorrei che dal Vangelo tu capissi che nonostante il mio sorriso, non tutto
è stato semplice, anche se sorrido al peggio perché la provvidenza ha il meglio per me.